Raddrizzate i sentieri, preparatevi per la venuta del Messia. E questo il messaggio che oggi ci consegna Giovanni Battista, strettamente connesso a quello di domenica scorsa. Vegliate, siate sempre attenti e preparatevi a ricevere Dio. Raddrizzare i sentieri, purificare il cuore. Due messaggi che appaiono davvero anacronistici per il nostro modo di vivere la vita con i suoi impegni, smanie, ansie e preoccupazioni. Il Battista ci invita subito alla confessione dei peccati per rimuovere tutto ciò che ci ostacola, per liberarci da quello che ci condiziona e che pone un'ipoteca di negatività sull'incontro che stiamo per vivere. Il battesimo con l'acqua, poi, è segno di purificazione e lavacro di rigenerazione a nuova vita. Nei nostri appuntamenti abbiamo bisogno quasi sempre di rompere il ghiaccio. Ebbene, il battesimo di Giovanni è il rito che rompe il nostro ghiaccio interiore, che scioglie i grumi che ostruiscono le nostre arterie, che consente al cuore di farsi disponibile e accogliente verso il Signore che viene. L'appuntamento con Gesù è vicino, non rende vani i preparativi e non delude le attese. Egli continuerà a ripresentarsi anche quando sulle nostre porte campeggeranno i cartelli «Torno subito» e «Non disturbare». È un appuntamento che non ha bisogno di formalità e formalismi, perché raggiunge subito la sostanza, cioè la verità e la profondità del nostro essere. Lì c'è tutta la nostra vita che incontra tutta la vita di Cristo. La parola che oggi ci regala il Vangelo è gioia dell'attesa.